Benvenuti, mi trovo nello studio di registrazione Arkin Radio dell'Image Machine Pictures per tentare la realizzazione di quello che è un documentario pilota e speriamo il primo e non ultimo di una serie di successivi documentari che verranno poi pubblicati sia via radio su Arkin Radio e sia sul canale YouTube e Facebook dell'Image Machine Pictures. Cosa avranno di particolare questi documentari? Che si appoggeranno al sito no profit di Wikipedia, e dai quali ho reperito diverse informazioni e le ho assemblate con altre informazioni reperite in diversi siti web. Inoltre mi appoggerò anche a YouTube per scaricare e poi montare e assemblare i video più interessanti che possono esserci appunto di interesse per la visione di questo documentario. Oggi il documentario, in questa puntata, parleremo degli abissi e degli animali che ci vivono. In particolare tratteremo brevemente il calamaro gigante. Buona visione! Remember those posters that said, "Today is the first day of the rest of your life"? Well, that's true of every day except one, the day you die. I've looked under chairs, I've looked under tables, I try to find the key to 50 million fables. They call me the seeker.
È interessante il termine gigantismo abissale, ovvero l'espressione coniata per descrivere la tendenza di molte specie animali abissali a raggiungere una taglia molto maggiore rispetto ai loro congeneri di acque meno profonde. Purtroppo è ignoto se la tendenza all'aumento di dimensioni sia un adattamento per far fronte alle scarse risorse di cibo degli abissi marini o alla forte pressione delle alte profondità, oppure sia dovuto a tutt'altre ragioni. È stato riportato da David Attenborough nella sua serie televisiva sugli abissi Blue Planet che le grandi dimensioni di un animale abissale comporterebbero una minore dispersione di calore e una diminuzione della necessità di un'attività costante, caratteristica e tipica dei piccoli organismi. Uno degli organismi abissali per i quali si ha una giustificazione della grossa taglia è il verme tubolare gigante. Queste creature infatti vivono in prossimità delle sorgenti idrotermali che li riforniscono di grandi quantità di energia sotto forma di batteri. Cosa sono i pesci abissali? Pesci abissali è un nome comune generico delle specie di pesci diffuse nelle profondità marine. In questa categoria, che non ha un valore tassonomico, rientrano per esempio pesci lanterna ed altri caratteristici esseri viventi dai nomi praticamente impronunciabili per me. L'ambiente abissale, secondo la classificazione ecologica degli ecosistemi, inizia da circa 200 metri di profondità, dove in genere si ha la fine della scarpata continentale e l'inizio della piana abissale, dove la quantità di luce che arriva non è più sufficiente a sostenere la fotosintesi clorofilliana delle piante. L'ecosistema del mare profondo è completamente dipendente dalla pioggia di rifiuti e sostanze organiche che discendono dall'alto. A profondità ancora più elevate, al buio e alla carenza di cibo, si aggiungono pressioni elevatissime. La pressione aumenta di un'atmosfera ogni circa 10 metri di profondità. Poi c'è il freddo. La temperatura sul fondo degli oceani raramente si discosta dagli 0 gradi e la scarsissima densità di popolazione che rende difficoltoso appunto l'incontro dei sessi nel periodo della riproduzione rendono questo ambiente ancora più angusto. In compenso, l'ambiente del mare profondo è straordinariamente stabile, con temperature assolutamente costanti durante l'anno. La peculiarità e la severità ecologica dell'ecosistema abissale richiedono un adattamento profondo alle specie di pesci che vi vivono. Generalmente il cibo è scarso alle grandi profondità e quindi deve essere sfruttata al massimo ogni occasione per nutrirsi. Da qui i denti spaventosi, le bocche enormi e l'aspetto grottesco di certe specie come per esempio il pesce lanterna, che avrete sicuramente visto in qualche cartone animato della Disney o della Pixar. Lo stesso problema alimentare fa appunto sì che molti pesci abbiano bocche e stomaci estensibili, che li rende capaci di inghiottire e perfino prede più grandi di loro. Altri tipi di pesci hanno evoluto bocche enormi attraverso cui filtrare grandi quantità di acqua, per esempio per nutrirsi di plancton. La scarsa quantità di luce presente alle medie profondità fa sì che molte specie abbiano evoluto addirittura occhi telescopici rivolti verso l'alto, con cui possono vedere le prede stagliarsi contro il debole chiarore proveniente dall'alto. Uno degli adattamenti più noti al buio degli abissi è la presenza di fotofori, ovvero di organi in grado di produrre luce. Sono presenti in quasi tutte le specie di pesci di profondità
e hanno sia funzione di riconoscimento intraspecifico, come avviene in alcuni esemplari, che di esca per attrarre le prede, come il già nominato pesce lanterna. Altri adattamenti riguardano la riproduzione e, data la scarsissima densità di popolazione, l'incontro fra i sessi, come vi ho detto, è molto difficile. E alcune specie hanno risolto il problema in maniera sorprendente. In queste specie, infatti, il maschio, una volta trovata la femmina, si fissa con i denti al suo ventre e diventa un vero e proprio parassita, mettendo in collegamento il suo sistema circolatorio con quello della partner, che a questo punto deve provvedere al sostentamento di due corpi, di entrambi. Talvolta anche più di un maschio si attacca alla stessa femmina, e esse sono molto più piccoli rispetto alla femmina, essendo lunghi pochi centimetri. Inoltre, data la scarsità di calcio nelle acque profonde, spesso le ossa di pesci abissali sono sottili e decalcificate. Molte specie hanno inoltre prolungamenti filamentosi dei raggi delle pinne, con funzioni tattili e di orientamento dell'oscurità. I calamari giganti, ritenuti un tempo creature mitiche, sono calamari appartenenti ad una famiglia il cui nome non riesco a pronunciare, ma che potete vedere in sovrimpressione. È composta da circa 8 specie, anche se una recente ricerca avrebbe dimostrato che in realtà fanno parte tutti di un'unica specie. Cos'è un calamaro? Si chiama calamaro europeo o calamaro comune ed è un mollusco cefalopode. Noi oggi però stiamo parlando in particolare di una specie di calamari chiamati calamari giganti, abitanti delle profondità oceaniche, che possono raggiungere delle dimensioni ragguardevoli. Stime recenti parlano di dimensioni massime di 13 metri per le femmine e di 10 metri per i maschi. Vi sono state voci che parlavano di esemplari addirittura lunghi oltre 25 metri, compresi i tentacoli, ma nessun animale di queste dimensioni è stato mai documentato scientificamente, principalmente a causa delle profondità abissali in cui vivono. Il calamaro di Humboldt invece appartiene alla famiglia delle non chiedetemi il nome perché non riesco a pronunciarlo, vedete il nome in sovraimpressione. Il 30 settembre del 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone, dell'associazione di Man Watching, catturarono le prime immagini di un calamaro gigante vivo nel suo ambiente naturale. Alcune delle 556 fotografie vennero pubblicate un anno dopo. Successivamente, il 4 dicembre del 2006, lo stesso team filmò per la prima volta un calamaro gigante vivo. Il calamaro di Humboldt è un calamaro di notevole dimensioni, che vive nelle acque della corrente di Humboldt a largo delle coste sudamericane. A causa della sua indole fortemente aggressiva e per la colorazione rosso cupa del corpo, questo calamaro è chiamato anche il diavolo rosso. Vive di solito ad una profondità di circa 200-700 metri, sebbene non sia raro incontrarlo sulla superficie
dalla Terra del Fuoco fino alla California. Soffermiamoci un secondo ad analizzare l'anatomia di questo animale, che come tutti i calamari, anche il calamaro gigante possiede un mantello, detto anche torso, 8 braccia e 2 tentacoli più lunghi. Le braccia e i tentacoli costituiscono la maggior parte della lunghezza del calamaro, cosicché i calamari giganti sono molto più leggeri dei loro predatori principali, i capodogli. Le superfici interne delle braccia e dei tentacoli sono circondate da centinaia di ventose di forma subsferica, dal diametro compreso tra i 2 e i 5 cm, quindi belli grandi, ognuna dei quali fissati ad un peduncolo. La circonferenza di queste ventose è circondata da anelli di chitina taglienti e finemente dentellati. La chitina, scoperta dal chimico e farmacista francese Henri Bracknot nel 1811, è uno dei principali componenti dell'esoscheletro degli insetti e di altri artropodi. Grazie alla forza perforante di questi dentelli e alla suzione delle ventose, il calamaro può attaccare le sue prede, e sulla testa di capodogli che hanno attaccato calamari giganti o nei pressi di essa è comune ritrovare delle cicatrici circolari provocate dalle ventose in seguito al combattimento fra i due. Ogni braccio e tentacolo è suddiviso in 3 regioni: il carpo, il polso, poi c'è la mano e infine il dattilo, ovvero il dito. Sul carpo è situato un denso grappolo di ventose allineate in file trasverse e irregolari di 6 o 7. La mano, vicina all'estremità del braccio, è più larga e ha ventose più larghe disposte su 2 file mediali. Il dattilo costituisce l'estremità. Le basi di tutte le braccia e dei tentacoli sono poste a circolo intorno al singolo becco, dalla forma di quello di un pappagallo, come negli altri cefalopodi. I calamari giganti hanno inoltre piccole pinne sulle estremità del mantello, le quali vengono utilizzate per la locomozione. Come altri cefalopodi, i calamari giganti si muovono grazie ad una propulsione a getto, spingendo con l'imbuto acqua nella cavità del mantello. Con lievi pulsazioni ritmiche riescono appunto a muoversi e ad ottenere un moto, riescono ad ottenere movimento. Possono anche muoversi rapidamente espandendo la cavità e riempendola d'acqua e poi contraendo i muscoli per spingerla fuori. I calamari giganti respirano utilizzando 2 grandi branchie poste all'interno delle cavità del mantello. Il sistema circolatorio è chiuso, caratteristica questa distintiva dei cefalopodi. Come anche altri calamari, anch'essi possiedono l'inchiostro scuro usato per depistare i predatori. I calamari giganti hanno un sistema nervoso molto sofisticato e un cervello complesso, caratteristica che attrae un grande interesse da parte degli scienziati. Hanno gli occhi più grandi di ogni creatura vivente, ad eccezione forse del calamaro colossale. Stiamo parlando appunto di un occhio che ha più di 30 cm di diametro. I grandi occhi possono individuare meglio la luce, compresa la luce bioluminescente, scarsa in acque profonde. Questi animali, come anche alcune altre specie di grossi calamari, mantengono un galleggiamento neutrale nell'acqua marina grazie ad una soluzione di cloruro d'ammonio più leggero rispetto all'acqua di mare, che scorre in tutto il corpo. Questo metodo è diverso dagli altri metodi di galleggiamento utilizzati di solito dai pesci, i quali utilizzano
coinvolgono la presenza di una vescica natatoria piena di gas. Questa soluzione ha un sapore simile a quello della salmiakki, chiamata anche liquirizia salata, ovvero una varietà di caramelle che contengono il cloruro d'ammonio, e che rende appunto il calamaro gigante inadatto all'alimentazione umana. Come tutti i cefalopodi, i calamari giganti possiedono organi detti statocisti. Per percepire la propria posizione ed i propri movimenti nell'acqua. Grazie agli anelli di crescita delle stalottiti, di una stalocisti si può determinare l'età di un calamaro gigante, in maniera simile al metodo utilizzato per determinare l'età di un albero contando gli anelli nel tronco. Gran parte di ciò che conosciamo a riguardo dell'età dei calamari giganti è basato su stime degli anelli di crescita e sui becchi non digeriti trovati negli stomaci dei capodogli. Il calamaro gigante è il secondo mollusco più grande, oltre ad essere anche il secondo animale più grande fra tutti gli invertebrati attuali. Nelle dimensioni è superato solamente dal calamaro colossale, che può avere un mantello lungo quasi il doppio del suo. Alcuni cefalopodi estinti, come per esempio il vampirmorfo e cretaceo e il nautiloide, potevano raggiungere dimensioni persino più grandi. Comunque, le dimensioni del calamaro gigante, soprattutto la lunghezza totale, sono state spesso mal interpretate ed esagerate. Le voci che parlano di esemplari che raggiungevano e superavano i 18 metri sono numerose, ma non è mai stato documentato il caso di esemplari che si avvicinassero a tali dimensioni. Secondo il dottor Steve O'Shea, esperto di calamari giganti, alcune lunghezze furono probabilmente esagerate a causa dei due lunghi tentacoli che si allungano come elastici. Sulla base dell'esame di 105 esemplari e di becchi ritrovati all'interno di capodogli, non si conoscono mantelli più lunghi di 2,25 m circa. Compresa la testa e le braccia, ma escludendo i tentacoli, la lunghezza supera raramente i 5 metri. La lunghezza totale massima, misurata nello stato di rilassatezza post mortem, è stimata a 10 metri per le femmine e a 13 per i maschi, dalla pinna caudale fino all'estremità dei due lunghi tentacoli. Il peso massimo è stimato a 150 kg per le femmine e 275 kg per i maschi. Conosciamo poco sul ciclo riproduttivo del calamaro gigante. Si pensa che raggiunga la maturità sessuale circa 3 anni. I maschi raggiungono la maturità sessuale a dimensioni inferiori delle femmine. Le femmine producono grosse quantità di uova, talvolta più di 5 kg, ognuna delle quali è lunga in media circa un millimetro e larga mezzo, più o meno. Le femmine hanno un singolo ovaio posto nel retro dell'estremità della cavità del mantello, a cui sono collegati ovidotti contorti, tra cui le uova mature raggiungono le ghiandole ovidottali, per poi attraversare le ghiandole nidamentali. Come alcuni calamari, queste ghiandole producono materiale gelatinoso che tiene uniti insieme le uova una volta deposte. Nei maschi, come nella maggior parte degli altri cefalopodi, l'unico testicolo posteriore produce spermatozoi che si spostano attraverso un complesso sistema di ghiandole che costituiscono le spermatofore. Questi vengono immagazzinati in un sacco allungato, chiamato anche sacco di Needham,
che termina nel pene, da cui vengono espulsi durante l'accoppiamento. Il pene è lungo più di 90 cm, è prensile ed è situato all'interno del mantello. Studi recenti indicano che i calamari giganti si nutrono di pesci di mare profondo e di altre specie di calamari. Catturano la preda usando i due tentacoli, facendo presa su di essa con gli anelli di ventose poste alle loro estremità. In seguito la trasportano verso il potente becco e la straziano con la radula, che non è nient'altro che una lingua munita di piccoli denti disposti in fila, prima che questa raggiunga l'esofago. Si crede che siano cacciatori solitari, dal momento che nelle reti da pesca sono stati catturati solo individui singoli. Nella dieta dei calamari giganti vi sono anche pesci come l'occhi. Gli unici predatori di calamari giganti adulti sono i capodogli. I piccoli vengono predati dagli squali e dai pesci di mare profondo. Dal momento che i capodogli sono esperti nel localizzare i calamari giganti, gli scienziati hanno cercato di osservarli allo scopo di studiare questi cefalopodi. I calamari giganti sono realmente molto diffusi dal momento che vivono in tutti gli oceani del mondo. Vivono solitamente a grandi profondità, nei pressi delle piattaforme continentali ed insulari dell'Oceano Atlantico Settentrionale, soprattutto nei pressi di Trinity Bay, della Norvegia, delle isole britanniche settentrionali e delle isole oceaniche, come le Azzorre e Madeira. La tassonomia del calamaro gigante, come quella di molti generi di cefalopodi, non è stata del tutto risolta. Le varie classificazioni vanno da un massimo di 8 specie a un minimo di una. Ne esiste comunque un elenco, ma è probabile che non tutte siano specie valide. Per distinguerle non è stata proposta nessuna base genetica o fisica, come evidenziano i nomi geografici dei luoghi e degli esemplari catturati. La scarsità delle osservazioni degli esemplari e l'estrema difficoltà nell'osservarli vivi e seguire i loro movimenti e di studiare le loro abitudini riproduttive rende la loro classificazione molto difficile. I racconti di calamari giganti erano comuni tra i marinai fin dai tempi antichi e questi possono aver portato alla leggenda norvegese del Kraken, un mostro marino tentacolato grande quanto un'isola, capace di ingolfare e affondare ogni nave. Sebbene degli spiaggiamenti di questi animali continuino ad avvenire sporadicamente in tutto il mondo, non sono mai più stati così frequenti quanto quelli che avvennero a Terranova e di Nuova Zelanda nel XIX secolo. Non sappiamo il motivo per cui i calamari giganti cominciarono ad arenarsi sulle coste, ma forse la causa di tutto fu un'alterazione temporanea delle gelide acque profonde in cui vivono appunto i calamari. Molti scienziati che hanno studiato questi spiaggiamenti di massa ritengono che siano ciclici e prevedibili. Nel 2001 vennero filmate per la prima volta delle larve vive di calamaro gigante. Questo filmato venne mostrato in A caccia di giganti, sulle tracce del calamaro gigante su Discovery Channel. Fino al 2004 sono stati registrati quasi 600 esemplari di calamaro gigante. E le prime fotografie a disposizione di un calamaro gigante vivo nel suo ambiente naturale sono piuttosto recenti e vennero scattate il 30 settembre del 2004 da due fotografi, provenienti però da team differenti. I loro team lavorarono poi insieme per quasi 2 anni prima di raggiungere il loro obiettivo. Utilizzarono un peschereccio da 5 tonnellate con un equipaggio di soli 2 uomini. Le immagini vennero scattate nel corso del loro terzo viaggio in una zona di caccia di capodogli a 970 km a sud di Tokyo, dove immersero a 900 metri di profondità
un cavo con un'esca composta da calamari e gamberetti. Al cavo era collegata anche una macchina fotografica munita di flash. Quel giorno, dopo più di 20 tentativi, un calamaro gigante di 8 metri attaccò l'amo e vi rimase intrappolato con uno dei tentacoli. La macchina fotografica scattò più di 500 foto prima che il calamaro riuscisse a liberarsi. Dopo 4 ore circa, il tentacolo del calamaro, lungo 5 metri e mezzo, rimase attaccato all'amo. Le successive analisi del DNA dimostrarono che si trattava di un calamaro gigante. Il 27 settembre del 2005 i due fotografi pubblicarono in tutto il mondo le loro fotografie. La sequenza di foto scattata a 900 metri di profondità a largo delle isole giapponesi mostra il calamaro che si avvicina al cavo sommerso per poi attorcigliarsi attorno in una palla di tentacoli. La natura elusiva del calamaro gigante e il suo aspetto terrificante hanno giocato un ruolo determinante nell'immaginazione umana, dalle antiche leggende del Kraken fino a 20.000 leghe sotto i mari, in cui l'equipaggio del sottomarino Nautilus si trova ad affrontare uno di questi terribili predatori degli abissi, fino ai moderni programmi di animazione televisiva a disposizione.